Le città di Asmara e Keren si trovano sullo stesso altopiano della Rift Valley. Asmara è la capitale dell'Eritrea e si trova circa a 110 km a sud-est di Keren. Senza nuvole per la maggior parte dell'anno, condividono lo stesso clima tropicale dell'altopiano. La cattedrale di Asmara, nella capitale dell'Eritrea, edificata nel 1921-23 dal primo vicario apostolico dell'Eritrea, con l'assistenza anche delle autorità coloniali, venne costruita in stile romanico-lombardo. Il mercato, che si svolge tutte le mattine, tranne la domenica, è dove gli eritrei vengono a commerciare spezie, artigianato, da tutto il paese. È un'economia notturna libera dalle auto, con la gente del posto che approfitta del fresco della sera per camminare, socializzare, mangiare. Asmara era una volta una delle città più moderne dell'Africa. È un gioiello architettonico. Il suo relativo stato di abbandono non sorprende, data la storia tumultuosa del paese. Una bella città, Asmara, è sede di un ricco mix di culture. È un luogo molto a sé stante, una città unica, piena di carattere, di fascino e di sorprese. Anche così, Asmara sta appena emergendo dagli effetti di decenni di guerra e da una concomitante mancanza di sviluppo. È, in breve, una città meravigliosa da visitare. Il suo carattere supera di gran lunga i suoi vari problemi infrastrutturali. Kebedon, si dice Kebedon. Kebedon Minkaret. Ecco, questo è Tagliero, siamo al centro di Asmara, la città capitale dell'Eritrea. Voglio dire qualcosa a riguardo il viaggio via Asmara Keren. La strada, quando si esce da Asmara, è bella, poi è costruita dagli italiani,
quando erano sotto colonna italiana l'Eritrea. Era bellissima la strada, però dopo con la guerra dei 30 anni per l'indipendenza tra Etiopia e Eritrea è stato guasta la strada perché continuo a viaggiare di macchine, macchinoni, quelle carri armati e tutte le macchine della guerra, no? È rimasto guasto, brutto, con i buchi così. E poi però dopo l'indipendenza del 90-91 l'hanno un po' riparato che si può viaggiare abbastanza bene. Dai 2300 metri della città di Asmara ai 1600 della città di Keren. Il viaggio attraverso l'altopiano centrale per arrivare alla città di Keren è emozionante e sicuramente al di fuori dalle rotte battute dal turismo. Però la strada anche adesso un po' guasta. Voglio dire che viaggiando su questa strada, ci sono diversi paesi che è della regione Hamasien, fino al paese di Adi Tekelezan, ci sono diversi paesi che io non conosco tutti i nomi, però posso dire, appena uscite 10 km da Asmara, c'è un bellissimo paese che è chiamato Mbadro, che vuol dire in tigrino, e montagna di galline o galli, ed è bellissimo. Passato quello c'è il paese che è chiamato Serejaka. Quello nella lingua bilena, Serajaa, qua vuol dire vestitevi, mangiate e bevete, perché è un posto dove c'è un tremendo freddo, no? Allora bisogna vestirsi e allora l'hanno chiamato questo villaggio come Serajaka. C'è il paese di Adi Tekelezan e questa è una città che veramente comincia la regione di Ansaba, che è della città di Keren, capitale della regione di Ansaba. Allora, la regione Ansaba ha preso il nome del fiume Ansaba, che è un grande fiume che scende dall'altipiano e si versa a Sudan, finisce a Sudan, no? Questo grande fiume. Come si chiama il paese? Che durante le stagioni delle piogge si riempie e passa dalla regione di Ansaba. Il programma di costruzioni stradali è stato realizzato dagli italiani già prima della conquista dell'impero in Africa orientale. In Eritrea, dall'inizio del 1935 e fino allo scoppio del conflitto, sono state costruite alcune strade e piste che da Massawa e Asmara si spingono verso il territorio etiope. Ecco quindi la Asmara Nefasit, la Asmara Mareb con il confine eritreo, la Asmara Solkotom e la camminabile Massawa de Camerè. E quindi la Asmara Keren a Gordat o anche Barentu che arriva fino a Kassala nel sud del Sudan. L'incarico di realizzare la rete stradale nel 1930 nelle colonie fu affidata alla AASS, che era l'Azienda Autonoma Strade Statali, nata negli anni 30 con il compito di assumere la gestione tecnica delle principali strade italiane delle province già di competenza del Genio Civile. Dopo la conquista dell'Etiopia,
la AASS si è impegnata nella realizzazione di oltre 7.000 km di strade nell'Africa orientale italiana. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la AASS verrà soppressa e al suo posto, nel 1946, verrà istituita l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, l'ANAS. E su questa strada è molto ripida, ci sono delle discese che chiamano all'attenzione l'autista, l'autiste, le donne di solito qui sono più attente, ma autisti uomini corrono, comunque un scherzo. E su queste strade anche ci sono diverse dighe fatte dopo la liberazione, che alimentano i villaggi e i paesani, fanno diversi orti, giardini e così. Dopo si scende al paese, dopo la strada di zigzag, che è chiamato anche il Tigray, vuol dire il cuore del Tigray, e si scende al paese che è chiamato El Abred. È importante ricordare che nel gennaio del 41 la via imperiale fu utilizzata per far affluire le autocolonne partite da Addis Abeba, Etiopia, che trasportarono le truppe necessarie al rinforzo del bastione di Keren, che si apprestava alla difesa contro l'attacco delle truppe inglesi partite da Kassala nel Sudan. Questa strada è ancora oggi la principale via di comunicazione fra la capitale e il nord del paese. Dopo El Abered, allora si cominciano i villaggi della Zoba Ansaba, che vuol dire regione dell'Ansaba. E ci sono tantissimi grandi e piccoli villaggi. E dopo El Abered c'è il villaggio grande, quello di Halib Mantel, che si passa per Keren. Dopo Halib Mantel c'è Dorok, che è a sinistra della strada.
vacca, vacca, le macelliamo, ste qua. Allora. Acqua. C'è nessuno che l'ha. Questa canna, eccola là. Comincia a venire. Welcome to Eden. Eden. Bella. 1600 metri. 30 km da che? 25 km da Kerem. Sì. 25. Yes. Ecco, qui c'è una stazione delle suore, mi sembra che sono suore cappuccine che offrono caffè per quelli che passano di là, amici, parenti e conoscenti. Quindi c'è una stazione dove queste suore danno servizio di pastorale, sanitario e diversi servizi. Ed è chiamato il paese di Hashala, appunto. Karen.
Eccolo, stiamo entrando a Keren, una città bellissima, storica poi, che gli italiani sono stati lì, è una città costruita dagli italiani, era abitata anche da diverse famiglie di italiani, non so quanti di preciso, ma era una città italiana. E qui l'hanno veramente costruita bene. Qui c'era la ricchezza di panifici, di bar e di anche delle fabbriche di incenso. C'è qua incenso, che sono le piante che crescono d'intorno. Gli italiani hanno fatto una fabbrica qui e l'hanno elaborato bene, elaborano bene l'incenso, così si distribuisce, si porta per il mondo intero per vendere, no? E poi c'era anche la fabbrica di noccioline, dove fanno le noccioline, no? Prendono da tutti quelli i contadini e facevano fabbrica di noccioline anche, no? Li accumulavano lì. E a Keren anche la stazione dove c'è il treno, passava il treno là, da che arrivava e andava a Kortete e Massawa. Keren è storicamente conosciuta come Sanet. È la seconda città più grande dell'Eritrea, situata a nord-ovest di Asmara e con una popolazione di circa 120.000 abitanti. È il capoluogo della regione dell'Anseba. La città crebbe lungo la ferrovia Asmara-Biscia, oggi smantellata. Cimitero italiano di Keren. Fu teatro di alcune battaglie sia nella Seconda Guerra Mondiale che nella Guerra d'Indipendenza Eritrea. Durante la Seconda Guerra Mondiale, presso questa città, ci fu la battaglia di Keren fra italiani e inglesi. A ricordo di quella battaglia, l'Italia cura la conservazione del cimitero di guerra, dove riposano insieme soldati italiani ed ascari. Dimmi, quella montagna lì è verso ecco verso il quella Sudan. Montagna verso Sudan è la montagna di Shaluku, è una altissima montagna che c'è lì intorno, e questa è sulla strada che si va verso Sudan. Questa è una bellissima chiesa cattolica di Sant'Antonio, che è stata costruita dai padri Cappuccini, abitano anche i padri Cappuccini. E così via. Keren allora è una città bellissima ed è importante, che tiene anche tante etnie di Tigre, bileni, e maggioranza si parla in bileno e in Tigre, anche in Tigrino sì, ma è una città che contiene tutte le tribù e si parla di diverse lingue, anche lingua araba, no? Ecco, poi ci sono, è abitata da maggioranza musulmani e cristiani, e vanno d'accordo e collaborano assieme queste, i musulmani e i cristiani, bellissimo. Poi c'è anche di usanza, danze diverse di Tigrino, di Bileno, di Tigre.
Allora, la lingua, il tigrino, è parlato in tutta l'Eritrea? O? Allora, le lingue che si parlano in Eritrea sono 9, secondo le etnie. Le etnie di Eritrea sono 9 e ogni etnia ha la propria lingua. Allora, queste lingue, eccetto il tigrino che è parlato come lingua nazionale dell'Eritrea, che è parlato da tutti, anche da queste etnie diverse che parlano altri dialetti, il tigrino si parla sia in Tigray che in Eritrea. Invece il tigre è una lingua dell'etnia di Tigre. È un'etnia che parla tigre, che è diverso dal tigrino, ed è parlato di più a Keren, nella città capitale di Keren, e dintorno della zona di Ansaba maggiormente si parla, anche della zona di Massawa si parla tigre, e arabo anche si parla, mentre alla zona di Ansaba si parla anche il Blen, che è una lingua dell'etnia di Bleni, che ci sono nella regione di Ansaba, e questo è parlato maggioranza nella zona dei Bleni, che è quella zona di Senhit. E ci sono anche altre lingue, che è Kunama, parlato in Gashbarka, zona di Barentu, e c'è anche Saho e Hedareb, eccetera. Allora, il tigrino è usato, come ho detto, come lingua nazionale ed è parlato da tutti gli eritrei in maggioranza. Sugo? Sugo, il caffè tuo, quel grande, quel piccolo. Ma Barentu, che è vicino al Sudan, cioè siamo che si va verso il Sudan da, sì, Barentu, no? Sì. Come mai non parlano il tigrino che c'erano lì, la regione? Ma parlano, però non tanto, di più parlano Kunama e questi tigre, perché è abitato a metà di questi popoli, no? Allora, Kunama parlano il loro dialetto, che è Kunama, lingua Kunama. I tigre parlano il loro dialetto, che è tigre. Poi parlano un po' di tigrino, lo parlano tutti. Sì. كنت تمرير قد تحلم امس ريح بيتو كون الليل مو صغير كون الليل مو صغير كون الليل مو صغير زي كالعالم وخون القيام.
Lasciata Keren, troviamo solo strade sterrate che ci portano nel nord dell'Eritrea. Superiamo una delle tante autocisterne per l'acqua che fanno la spola tra i pozzi nell'Anseba e riforniscono la città di Keren. Questo è stretto, qua. Come stretto? Qual è stretto? Le pulargo su della. C'è la fonte, quella là. In mezzo c'è la fonte. Questo è tutto cruzato. Vedete la. Questo è il paese di? Moscia. Moscia. Stiamo arrivando a Felletareb, dove ci stanno aspettando i volontari dell'associazione Il Tukul che stanno lavorando per costruire l'ennesimo acquedotto.